Come state? Avete fatto qualche prova su queste schede tecniche, schede pratiche che vi ho mandato da stampare? Avete provato? Come vi siete trovate? Sono state utili prima di tutto? E i vostri risultati quali sono stati? Come vi siete sentite? Fatemi sapere, datemi qualche riscontro. E oggi volevo portarvi un altro progetto. Un progetto di costumi. Ho preso della stoffa per cucire dei leggings per il mio figlio che deve mettere sotto ai pantaloni da hockey e siccome me ne è avanzata volevo fare dei costumi. E loro non usano più con gli slip, usano questi calzoncini che poi uso poi anche in palestra per allenarsi. E vi volevo proprio mostrare come poterli cucire. È un progetto molto molto semplice e adesso procediamo e vediamo quali sono gli step da fare. Come vi dicevo, passiamo all'opera perché dopo le schede pratiche bisogna passare a fare qualcosa di sostanzioso. Questo progetto è molto, molto semplice, molto anche veloce. Ho preso della licra bielastica, proprio classica stoffa da costume, e siccome dovevo fare dei leggings per mio figlio che gioca a hockey da mettere sotto ai pantaloni grossi, ho fatto 6 paia di leggings per lui, mi è avanzata ancora della stoffa e volevo fare questi costumi che usano adesso a calzoncino corto sopra il ginocchio, molto molto semplici. E diciamo che saltiamo tutta la parte del cartamodello perché non è ancora il momento e poi comunque andrebbe fatta su misura. Quindi consiglio di prendere eventualmente, se qualcuno ce l'ha già in casa, un esempio di calzoncini, di leggings, a seconda di quello che volete fare, il procedimento è esattamente uguale, e riportare su carta proprio le dimensioni di questo calzoncino e una volta riportato su carta praticamente vi viene fuori un cartamodello. Ad esempio io ho fatto questo che è più o meno una taglia XL, è un cartamodello dove ci sarà una parte davanti e una parte dietro. Questo ripeto è molto semplice perché le cuciture dei fianchi non ci sono e la stoffa è tutt'una. Praticamente invece di avere le classiche quattro parti che si hanno di solito in un modello pantalone, abbiamo solamente due parti perché sono continue. Praticamente le quattro parti sarebbero una parte e altre due rispettive. In questo caso abbiamo tutto un foglio che mi fa la parte davanti e la parte dietro. E dovremo fare la rispettiva, quindi fa l'altra parte davanti e la parte dietro. E, come dicevo, o lo tirate giù da un cartamodello di un giornale oppure prendete proprio un pantalone vecchio e potete proprio tagliarlo nelle cuciture e da lì tirarvi fuori il modello. Ad esempio, io ho preso i leggings vecchi, adesso ve li faccio vedere. Quando non abbiamo il cartamodello a portata di mano o non l'abbiamo trovato, ma abbiamo un paio di pantaloni, in questo caso vecchio, che possiamo tagliare, possiamo usare, è possibile ricavare il cartamodello da questo paio di pantaloni. Cioè, in questo caso qui io devo ritagliare un cartamodello per questi leggings. Ho preso un paio di vecchi leggings, li ho tagliati. Ho tagliato qui dove c'era la linea del cavallo davanti, li ho tagliati qua dove c'era la linea del cavallo dietro, le due cuciture delle gambe e poi ho messo su carta questo modello, quest'altro esattamente uguale, è il suo compare che è esattamente uguale. E ho messo su carta, ho disegnato il mio cartamodello da questo, adesso ve lo faccio vedere. Ecco qua. Allora, questo è il cartamodello che ho realizzato prendendo questo pezzo di
leggings che ho tagliato le cuciture, come dicevo prima, sia la cucitura del cavallo davanti e la cucitura del cavallo dietro, e anche la cucitura delle gambe. Le ho tagliate proprio, ho rifinito, ho tolto la parte cucita. Ho lasciato solamente questo dove c'è l'elastico, il cinturino. L'ho appoggiato sulla carta, come vedete, la carta sotto, e ho tracciato esattamente il modello. Dopodiché ho ritagliato la carta. Come vedete ci sono delle distanze, cioè la carta è più grande della stoffa tagliata, perché questo mi serve proprio per le cuciture. Nel senso che queste forse sono anche un po' troppo, ho lasciato anche un po' troppo, però siccome questi erano i leggings in realtà di mia figlia, che però a mio figlio vanno leggermente stretti, io ho tenuto un pochino abbondante e ho aggiunto un po' di stoffa. E qua su in alto ce n'è molta, perché qui è tutto arricciato, e quindi se io lo andassi a tirare vedrete che arriverebbe più o meno a un centimetro di distanza da una parte e dall'altra. Quindi questo è il metodo più veloce per fare un cartamodello, e siamo sicuri che comunque cade bene, va bene, si può replicare per qualsiasi altro tipo di cartamodello. Ok, una volta fatto il cartamodello andiamo a posizionarlo sulla stoffa e a tagliarla. Eccoci qua, abbiamo posizionato il cartamodello sulla stoffa. Questa stoffa innanzitutto deve essere doppia. Adesso non so se riuscite a vedere, purtroppo è nera la stoffa e quindi si fa fatica proprio a vedere la differenza. La stoffa va messa un pezzo di stoffa sopra l'altro, combaciati, e la parte dritta, la parte che si deve vedere fuori, va messa all'interno, nel senso che quello che io, se fosse fiorata per dire, i fiori dovrebbero rimanere all'interno. La stoffa va messa combaciata con la parte dritta dentro. Noi lavoriamo sempre sulla parte rovescio, perché dobbiamo farci tutti i segni, e anche naturalmente le cuciture saranno tutte al rovescio. Allora, dicevo, una volta posizionato tutto il cartamodello, noi andiamo a tagliarlo, prima a fissarlo bene con gli spilli in tutti i punti critici e neanche lungo le linee più lunghe, e poi andremo a ritagliarlo. In questo caso io ritaglio tutto a filo del modello, perché avevo già lasciato i margini di cuciture. Per quanto riguarda i leggings, di solito, diciamo, nei cartamodelli normali si lascia sempre un centimetro e mezzo di margine di cucitura. Per quanto riguarda i leggings potete tranquillamente fare da mezzo centimetro a un centimetro, perché i leggings devono stare aderenti. Invece per i calzoncini da mare possiamo lasciare tranquillamente uno, perché quelli non devono essere aderenti, devono forse cascare un pochino di più. E allora, considerate tutte queste cose, io adesso vado a tagliare tutto il modello e poi segno, siccome nel cartamodello adesso qua io ho segnato solamente il dietro, ho proprio scritto, si vede forse poco, ho scritto dietro, perché dove c'è il cavallo con la curva più allungata è il dietro. Allora, il dietro si riconosce così, dal cavallo più lungo con la punta più esterna e dal cinturino più in alto. Se voi guardate questo modello qui, questo andiamo a misurare proprio, questo cavallo è il dietro, questo cavallo qui è il dietro, questo cavallo di qua è più corto, è il davanti, e ha la punta anche meno accentuata rispetto al dietro. Consiglio sempre di scriverlo sempre anche nel cartamodello, perché un domani tornerà utile quando dovrete fare altrettanti lavori. Quindi io ho scritto qui dietro, qui ho scritto avanti, là, per me sta davanti, e procedo col tagliare. Poi dopo proviamo a imbastire o a cucire direttamente. Ecco qua, ho ritagliato tutta la stoffa a un centimetro. A questo punto prima di cavare il cartamodello di carta, faccio una cosa: visto che è già fermato, quindi mi tiene già ferma la stoffa,
faccio una cosa molto semplice: prendo il filo da imbastire e imbastisco i due cavalli, il cavallo davanti, prendo proprio e do la filza, il sottosopra, diciamo, proprio imbastisco tutto il cavallo davanti e vado ad imbastire anche il cavallo dietro, che saranno le prime due cose da cucire poi a macchina. Per quanto riguarda appunto la cucitura del cavallo, dobbiamo, con l'imbastitura non c'è problema, fare una filza in modo da tenere unite le due parti di stoffa. Adesso vi faccio vedere qua. Ci sono le due stoffe ed appuntato dallo spillo, prendiamo il filo da imbastire e passiamo tutto qui vicino a 1 cm. Adesso mi si è spostato tutto il modello, ecco. Passo proprio di qua, parto col filo e imbastisco tutto qui. Questa imbastitura mi serve per tenere stretta la stoffa sopra con la stoffa sotto. A quel punto, dopo aver imbastito, la passiamo a macchina. E per la macchina, allora, o si passa a taglicuci, che è il punto più elastico, però bisogna avere il cotone adatto e conoscere abbastanza bene anche la taglicuci, oppure con le macchine normali da cucire, e di solito ci sono i punti elastici. Utilizzando questo punto elastico permette proprio di cucire questa stoffa che è licra, e quindi è una stoffa particolare, non è cotone. E permette proprio la parte di rimanere elastica, gli lascia l'elasticità alla stoffa, di conseguenza sarà più agevole avere un pantaloncino, insomma, è un po' più comodo. E soprattutto non si romperà, perché i cavalli sono i punti più deboli dei pantaloni, perché portandoli, lavandoli, ma anche soprattutto sedendosi o addirittura accovacciandosi, il cavallo è sempre sotto pressione e quindi tende magari a scucirsi, a rompersi il filo, e quindi viene la scucitura, viene il buco. Se non c'è magari una cucitura doppia, come ad esempio nei jeans, è tutto cucito doppio perché appunto già la stoffa è molto più grossa e deve tenere, insomma. Ok, adesso io faccio l'impastitura e poi ci vediamo sulla macchina. I due cavalli, questo che è il cavallo più lungo, quindi il dietro, e il rispettivo dall'altra parte che è il cavallo davanti. L'ho imbastiti e adesso procedo con la cucitura alla tagliacuci. Tagliacuci è molto brava, serve però soprattutto per questi tessuti così elastici, semplici, estivi. Una volta infilata, poi va via da sola e ci permette di ottimizzare un po' i tempi. Subito a cucire anche il secondo senza neanche tagliare il filo, lo taglio quando ho finito tutto. Fatta, cucitura a 4 fili, così è sicuramente sicura. Direi che è a posto. Anche questa. Procedo ad assemblare le due gambe. Prima sfilo il filo da imbastire, lo posso togliere e poi aprendo il pantalone, allora così abbiamo i due cavalli. Adesso qui mi è rimasto
attaccato un filo, ecco, aprendo la stoffa così, abbiamo i due cavalli che devono corrispondere a metà della vita e qua giù in fondo abbiamo le due gambe, questo è il cavallo dietro, questo è il cavallo davanti e dobbiamo cucire praticamente le due gambe. La cucitura interna dei pantaloni, partendo dal di qua, arrivando all'intersezione dei due cavalli e ritornando indietro verso l'altra gamba. Adesso lo punto un attimo con due spilli per farvi vedere bene. Eccoli le due gambe. Adesso andiamo a fare la cucitura, prima imbastiamo e poi passiamo la cucitura da una gamba, andiamo sul cavallo e torniamo indietro all'altra gamba. Il pantalone praticamente è finito, cioè solo dopo rimane da fare gli orli. Ho messo gli spilli nelle gambe e evito di farla all'imbastitura e passo direttamente alla cucitura. Sposto sempre gli spilli perché così evito di farli prendere dal piedino e dal lago. Sarebbe meglio toglierli addirittura. Ad esempio, questo è troppo vicino, lo tolgo. Taglia e cuci è bella, semplice, si fa presto, però bisogna stare sempre molto attenti perché non sempre cuce come vorremmo e soprattutto quando si ha della stoffa molto scivolosa magari se ne perde un pezzo per strada. Quindi tanto vale andare piano e guardare il lavoro. L'abbiamo fatta, togliamo gli spilli, sono i pantaloni, questo dietro e questo è il davanti. Controllo le cuciture qui, anche tirandole un po' per vedere se ci sono dei buchi, magari non abbiamo preso la stoffa proprio per bene. La tiro anche un pochino così e mi sembra che sia tutto a posto. Ok, allora ci manca l'orlo delle gambe e l'orlo elastico in vita. Ok, andiamo a imbastire un po' tutto e poi passiamo a macchina.
facciamo conto un centimetro, ancora per l'altezza dell'elastico che ho. In questo caso io ho un elastico che misura 3 dell'elastico senza prendere il metro e lo faccio leggermente più abbondante. Se questo è l'elastico, faccio un pochino di più, tengo un pochino di più. Quindi un centimetro per fare la pulizia. Due spilli. Siamo arrivati, abbiamo fatto tutto l'orletto di un centimetro. Adesso praticamente rigiriamo ancora della misura che ci serve per contenere l'elastico. Proviamo proprio con l'elastico e lo lasciamo leggermente abbondante. Perfetto, questo qui è proprio va bene perché ci saranno 2 mm sopra e 2 mm sotto ed è quello che ci consente l'agio per poterlo inserire bene. E anche qui mettiamo gli spilli di traverso stavolta. Man mano che li inserisco, vado a togliere quelli che avevo messo prima. Allora, dicevamo, abbiamo fatto l'orlo, cioè messo gli spilli per fare l'orlo la parte della vita dove ci andrà poi l'elastico. Per fare questo orlo abbiamo girato un centimetro sotto per la pulizia, più abbiamo lasciato girato i centimetri che servono per l'altezza dell'elastico. Io ho un elastico da 3,5, ho lasciato un 4 centimetri. Per fare ciò ho appunto girato per tutta la vita, questi 4 centimetri più uno. Che ho girato prima e ho fermato tutto con gli spilli. Per fare ciò mi sono aiutata con questo banale cartoncino che mi sono fatta io con delle misure, per così non sto a tirare fuori sempre il metro e mi sono fatta uno scalare da 1 a 9 e poi qui c'erano i 16, 17, 18 che mi servivano per un altro progetto che avevo fatto precedentemente e con questo mi sono aiutata proprio per vedere se effettivamente la misura che ho preso era giusta, uguale per tutti. Ad esempio questo è un 4 centimetri, vado in un altro spillo, 4 centimetri e via dicendo. E ho fatto ricontrollato il tutto tramite questo banalissimo foglietto di cartone che ho ritagliato secondo appunto queste misure e potete tranquillamente farvelo anche voi da sole a casa. E procedo con far l'orlo delle gambe. Allora, questo abbiamo detto che è la vita, l'orlo delle gambe è questo qua. E stessa cosa rivolto, forse anche meno di un centimetro, facciamo anche mezzo centimetro fisso. A 2, 2 e mezzo.
fondo, ribatto tutto, abbiamo detto. Vediamo. Lo spillo che avevo messo prima. Procedo così per tutta questa gamba e faccio analogamente anche nell'altra gamba. Vado e faccio l'altra. Prendere leggermente meno. Togliamo spillo sotto. Eccoci qua. Allora, abbiamo messo gli spilli in tutte e due le gambe. Abbiamo fermato tutto. Ok, adesso dobbiamo andarla a cucire. Per cucire, per fare una cosa più carina, più bellina, più, diciamo, professionale, non so come dirlo, da quasi compera, insomma, no? Invece di fare la cucitura normale, col filo normale, facciamo la cucitura con l'ago doppio. Ovvero, adesso lo tiro fuori e ve lo faccio vedere. Intanto queste sono gli orli delle due gambe. E qua c'è l'orlo invece della vita. C'è tutto. Ok, tiro fuori l'ago doppio. Questo è l'ago doppio. Perché? Allora risalto. È un ago che ha la parte terminale con i due aghi e la parte invece iniziale, quella che va infilata nella macchina, è unica. Quindi noi andiamo a infilare l'ago così nella macchina e avremo bisogno di due fili, quindi di due rocchetti. Procediamo con la messa a posto della macchina. Dobbiamo sostituire l'ago normale con l'ago doppio, abbiamo detto. Allora, prima di tutto stacchiamo, giriamo la rotellina che c'è qua su in alto per sfilare l'ago. Tagliamo il filo. L'ago adesso lo posizioniamo qua dove ho tutti gli altri spilli e inserisco l'ago doppio. Anche l'ago doppio ha una parte piatta che è il retro e la parte più tonda invece che è il davanti. Molto delicatamente lo faccio entrare e lo faccio andare su e stringo la rotella. Ok, poi infilo un filo in una cruna. Una delle due prune. L'ago doppio si può inserire in tutte le macchine, non è un ago particolare o di quelle cose optional che sono a discapito della macchina e ogni macchina ha il suo. Gli aghi doppi sono aghi normalissimi come gli aghi classici da macchina. E ogni T
tipologia di macchina, diciamo ogni marca, può montare l'ago doppio. Sono tutti uguali gli aghi doppi, non, magari cambiano le dimensioni, cioè se devo usare un filo più grosso, un filo più sottile, avrò un ago doppio più grosso, più sottile, però va montato, si monta in tutte le macchine, in tutte le marche delle macchine. Non c'è bisogno dell'optional proprio che monta solo quella macchina lì. Non è una cosa che si compra ad hoc per quella macchina, quella marca lì. Sono come gli aghi classici. Allora, l'altra particolarità, appunto, essendo doppio, è che dobbiamo avere due rocchetti. Quindi magari guardate nelle vostre istruzioni dove va posizionato il secondo rocchetto. Io lo devo posizionare in alto, fare tutto il giro classico, come l'altro filo, esattamente identico, per l'infilatura. E una volta che mi arriva in fondo, lo vado ad inserire nella seconda cruna. Adesso io lo metto in quello di destra, perché l'altro filo lo metto in quello di sinistra. Sempre che abbia voglia di andarci. Che, come dico sempre, la cosa più difficile è infilare gli aghi. Questa è potente come macchina, perché ha l'infilago in automatico, e quindi quando non ci vedrò più avrò sempre una scusa buona per poter continuare a cucire, perché non infila da sola. Però a volte non è possibile. Bene, procediamo allora con la prova. E cuciamo gli orli. Con la cucitura con l'ago doppio sui pantaloni, siccome i pantaloni sono neri, la cucitura poi dopo risulterà molto poco evidente, quindi vi faccio vedere esattamente come cuce l'ago doppio e cosa viene fuori su una stoffa di un altro colore. Allora, ho già posizionato il mio piedino, questa è una prova, ripeto, e vado. Per farvi capire come lavora l'ago doppio, cosa viene fuori prima di farlo sui pantaloni. Eccolo qua, l'ago doppio fa questa cucitura doppia. Adesso la stoffa è venuta un po' tirata. Praticamente fa questa doppia cucitura dritta, e dietro sul retro invece c'è lo zigzag, cioè uno zigzag che prende la prima cucitura con la seconda. Questo è il risultato del lavoro dell'ago doppio. Chiaramente l'ago doppio si lavora sempre con il punto dritto e fa questa specie di rigonfiamento. È proprio la sua particolarità, e soprattutto è quello che tiene un pochino più stretta tutta la parte dell'orlatura. Adesso metto su i pantaloni. Procediamo nella cucitura, partendo dalla cucitura delle gambe nel mezzo, e dobbiamo stare un po' più attenti del normale, nel senso che la cucitura la dobbiamo fare sulla parte dritta, non cuciamo guardando il rovescio, ma guardando il dritto. Quindi dobbiamo stare un po' in occhio, perché le due cuciture dei due aghi devono prendere esattamente anche la parte sul retro. Quindi non dobbiamo far sì che una cucitura cada sull'orlo e una cucitura cada fuori, ma tutte e due sull'orlo devono cadere. E siccome io ho messo gli spilli, devo stare attenta tre volte di più, perché non mi si rompono, non vado a finire sotto al piedino o all'ago, che poi mi si spunta. Allora, io posiziono il mio piedino praticamente questo piedino esterno, il lato del piedino esterno a sinistra, lo posiziono sulla parte dell'orlo che vedo sotto. Se io tiro sulla stoffa, faccio così, lo sento anche che sotto c'è l'orlo.
Ecco, lo posiziono lì così sono tranquilla che le due cuciture vengano bene prese, prendano bene la parte sotto. E inizio a cucire. Non faccio lo zigzag l'avanti e indietro in questo caso, perché essendo una cucitura circolare, poi la vado a ribattere quando arrivo in fondo, vado a ribattere con l'avanti e indietro. Procedo piano piano, perché l'accavallamento dei fili è sempre pronto e quindi io li voglio evitare, quindi li voglio portare dietro, e vado piano piano cercando di non prendere gli spilli e tenendo sempre il mio piedino sulla la marcatura che vedo dell'orlatura sotto. Siamo arrivati alla fine e andiamo a fare l'avanti e indietro sopra all'inizio di prima. Ecco, così abbiamo finito la prima gamba. Tiriamo. Andiamo a tirare, a tagliare i fili. Togliamo le spilli. Neanche troppo dritta, anzi ci sono diversi stop, so se notate c'è anche qualche salto di qualche punto, probabilmente quando c'erano gli spilli con il piccolo rigonfiamento che dicevo prima, e sul retro c'è la parte del zigzag che ferma tutto. Procedo anche nella seconda gamba e anche sopra nella parte della vita. Cuciti, è stato fatto tutta l'impuntura anche sulla vita con l'ago doppio. E adesso faccio l'elastico, nel senso che inserisco l'elastico con una spilla. Quello che volevo dire, ve l'ho detto prima, è che mentre quando si cuciono le gambe si può evitare di fare l'avanti e indietro all'inizio, perché tanto poi è la cucitura circolo, quindi passiamo sopra quando siamo alla fine e facciamo lo zigzag solo alla fine. Nella cucitura della vita invece bisogna farlo sia all'inizio che alla fine, avendo cura di lasciare uno spazio senza cucitura dove poi inseriamo l'elastico tramite la spilla, perché in altro modo dovremmo aprire una cucitura già fatta. Quindi adesso io prendo il mio elastico che avevo precedente misurato e non mi ricordo quant'è, siamo un 70, adesso controllo. Allora, inserisco l'elastico che avevo sbagliato a prendere, perché questo è l'elastico per un altro paio di pantaloni che poi vedremo più avanti, e invece l'elastico per questi pantaloni è questo, che è leggermente più basso ma andrà bene lo stesso. Allora, metto la spilla nell'elastico e poi qua dove ho lasciato il buco, una cucitura inizia qui, l'altra finisce di qua, quindi io inserisco la mia spilla dentro
faccio fare tutto il giro. Fondo, tiro fuori la mia spilla e il capo. Ok, allora prima di tutto controllo che sia tutto dallo stesso verso. Non mi sembra. Perché poi dovrò andare a cucire i due capi dell'elastico. E se lo stesso verso succede che nella vita c'è sempre quella cosa che dà fastidio. Dovrebbe essere tutto girato bene, perfetto. Controllato appunto l'elastico sia. Messo tutto dallo stesso verso, lo stacco la spilla. E un attimo questo che è tutto. Macchina e lo cucio. Faccio uno zigzag avanti e indietro qui per fermare l'elastico. Ecco i pantaloni, costume finiti. Orlo delle due gambe. Orlo con elastico in vita e anche la culisce. E i pantaloni sono finiti. Vi ringrazio di avermi seguito. Se vi è piaciuto potete mettere il like alla mia pagina. E potete mettermi i commenti se avete bisogno di fare qualche progetto. E seguitemi, datemi pure anche dei suggerimenti. Vi ringrazio e al prossimo progetto insieme. Ciao ciao a tutti.